Cordoglio unanime per le vittime del naufragio al largo di Crotone, costato la vita a decine di immigrati. Il presidente della CEI sollecita scelte che scongiurino il ripetersi di situazioni analoghe. La preghiera del Pontefice all'Angelus per le vittime del naufragio e per il dialogo in Terra Santa. La riflessione nella prima domenica di Quaresima, incentrata su come rispondere alle tentazioni del maligno con la parola di Dio. Nuove commesse per l'Ilex nello stabilimento di Chiavari, entrano in produzione tre modelli e la multinazionale ha acquisito un nuovo cliente con cui avvierà la progettazione. A marzo la produzione aumenterà del 20%. Neve anche a quote collinari, vento di tramontana, temperature in forte discesa, passaggio invernale sulla Liguria in questo fine settimana, scoperchiato l'hangar del campovolo Gloria Lanza di Calvari. Guasto nel fine settimana alla succursale di Via Castagnola dell'Istituto Tecnico Professionale di Chiavari, corridoi allagati al primo e al secondo piano, 8 classi in didattica a distanza anche domani. Epilessia e scuola, il tema dell'incontro di formazione che si è svolto a Chiavari, destinatari gli alunni dell'indirizzo delle scienze sociali del liceo Marcone del Pino. In Lega Pro la Virtus Entella vince in trasferta 3-0 contro l'Ancona, buona prestazione e difesa solida per i biancocelesti che conquistano il secondo posto in classifica. Nella Serie D, 23esima vittoria del Sesti Levante che allunga ancora in classifica e avvicina sempre di più il sogno promozione. Al Sivori, i rossoblù battono 3-0 il Pondonà, dominando il match. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, e benvenuti nei nostri studi. Un'ennesima tragedia, l'ennesima dell'immigrazione, si è consumata nella domenica trascorsa sulle coste calabresi nei pressi di Steccato di Curto, in provincia di Crotone. Un'imbarcazione con a bordo circa 250 persone provenienti per lo più da Iran, Pakistan, Afghanistan si è infranta tra le onde del mare agitato spezzandosi letteralmente in due. Numerose le vittime, tra cui anche bambini, un'ottantina superstiti, oltre 20 feriti che in gravi condizioni si trovano ora ricoverati in ospedale. Su questo dramma Radio Vaticana ha intervistato il parroco di Isola di Capo Rizzuto, Don Francesco Gentile. Lo ascoltiamo. Queste nostre coste, questo nostro mare che noi amiamo tanto, purtroppo si trasforma in un luogo di morte dove vediamo spezzarsi tante vite e tante speranze, persone che fuggono alla ricerca di condizioni di vita migliori, persone che potremmo avere tra di noi come compagni di strada, come persone da accogliere, con le quali crescere insieme in umanità. Purtroppo questo si consuma mentre sentiamo anche la difficoltà di dare risposte. È possibile lavorare affinché esista un'emigrazione sicura? È un nostro dovere, perché altrimenti lasceremmo queste persone in mano a persone senza scrupoli, a persone che li trattano come merce di scambio. Invece noi dobbiamo creare le condizioni perché questo diritto umano fondamentale a migrare possa essere esercitato nel modo più sicuro possibile. Cordoglio unanime per il naufragio al largo delle coste calabresi è stato espresso dalle massime cariche dello Stato. Il presidente Mattarella ha manifestato il proprio dolore sottolineando è un'ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, in una nota si è detto profondamente triste. Le vittime, si legge, sono di tutti e le sentiamo nostre. Quindi un richiamo ad interventi più efficaci, occorrono, si legge nel comunicato, scelte e politiche nazionali ed europee con una determinazione nuova e con la consapevolezza che non farle permette il ripetersi di situazioni analoghe. Il Papa, dopo la recita dell'Angelus, ha rivolto il suo pensiero alle vittime. Lo ascoltiamo. Stamattina ho saputo con dolore del naufragio avvenuto sulla costa calabrese presso Crotone. Già sono stati recuperati 40 morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti.
Ringrazio quanto hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle. E non dimentichiamo la tragedia della guerra in Ucraina. Da un anno è stato fatto di guerra. E non dimentichiamo il dolore del popolo siriano e turco per il terremoto. E il pensiero del Pontefice è andato ieri anche alla Terra Santa, da dove giungono notizie dolorose che riguardano tante persone uccise, anche bambini. L'appello di Francesco è che il dialogo prevalga sull'odio e la vendetta, poi la preoccupazione per la situazione in Burkina Faso, dove continuano gli attacchi terroristici. Prima della recita dell'Angelus, Francesco ha proposto una riflessione sul Vangelo della prima domenica di Quaresima. Lo ascoltiamo ancora. L'esperienza vissuta da Gesù nel deserto, narrata nel Vangelo della prima domenica di Quaresima, ci pone dinanzi a due scenari prodotti dal male: dividere e tentare. Ma da chi il diavolo vuole dividere Gesù? È questa la domanda da cui scaturisce la riflessione del Papa all'Angelus. Entra in scena per dividere Gesù dal Padre e distoglierlo dalla sua missione di unità per noi. Divide sempre. Francesco indica le vie attraverso le quali il diavolo si insinua per creare divisione: la condizione umana di debolezza, l'instillazione di tre veleni potenti, attaccamento alle cose, ai bisogni, sfiducia, potere. Tentazioni per Gesù che si riverberano nell'umanità intera. Il diavolo usa per dividerci dal Padre e non farci più sentire fratelli e sorelle tra noi. Usa per portarci alla solitudine, alla disperazione. Questo vuole fare il diavolo, questo vuole fare a noi, portarci alla disperazione. Il Papa indica il modo con cui Gesù vince le tentazioni, evitando di discutere col diavolo e rispondendo con la parola di Dio, un invito anche per noi. Col diavolo non si discute, non si negozia, non si dialoga, non lo si sconfigge trattando con lui, è più forte di noi. Col diavolo lo sconfiggiamo opponendogli con fede la parola divina. Ecco allora la seconda domanda: che posto ha nella mia vita la parola di Dio? Proviamo, ci aiuterà. Nelle tentazioni ci aiuterà tanto, perché tra le voci che si agitano dentro di noi risuonerà quella benefica della parola di Dio. E ora cambiamo argomento, parliamo dell'Hilux che ha acquisito un nuovo cliente. Che cliente? Perché parliamo della Jaguar, che progetterà con la multinazionale giapponese gli alzacristalli per nuovi modelli elettrici. Intanto nelle prossime settimane entreranno in produzione tre nuovi progetti che porteranno a un aumento del 20% nello stabilimento di Chiavari. Andiamo a vedere. Jaguar Land Rover entra a far parte del portafoglio clienti di Hilux Italy, filiale italiana della multinazionale giapponese che a Chiavari conta 260 dipendenti e un fatturato di circa 60 milioni di euro. Sul progetto Hilux lavora da un anno e mezzo. Una delle chiavi di successo è la capacità di agganciare, diciamo così, il cliente in tempo utile e nel momento in cui si apre la gara per la vettura X, essere pronti per poter sottoporre al cliente le nostre soluzioni tecniche, che anche in questo caso, di Jaguar Land Rover, sono state particolarmente apprezzate. Il marchio inglese sta vivendo una fase di transizione e si è affidato ad Hilux per presentare una nuova serie di modelli elettrici sviluppati su una nuova piattaforma. Hilux e Jaguar intraprenderanno un percorso di progettazione che culminerà con la realizzazione degli alzacristalli. Intanto altri tre progetti, Iveco Daily, Maserati Gran Cabrio e Jeep Avenger, stanno arrivando in produzione in queste settimane. La dimensione della portiera è diversa in ogni vettura e conseguentemente l'alzacristallo che si trova al suo interno deve essere diverso. Quindi sono tutte quante assolutamente, come suol dire, tailor made, quindi ritagliate su misura, fatte su misura con un sarto. Con l'entrata a pieno regime di queste commesse si prevede da marzo un aumento del 20% della produzione di alzacristalli nella sede di Chiavari. Non è ancora chiaro se questo comporterà nuove assunzioni. Ma io me lo auguro. I volumi della commessa a cui facciamo riferimento sono importanti ma non enormi. Speriamo che a questa commessa se ne possa eventualmente acquisire altre commesse sempre dallo stesso produttore d'auto,
la produzione inizierà fra qualche anno. Comunque, tornando alla sua domanda, io mi auguro di sì, mi aspetto che una ricaduta positiva ci possa essere. Intanto anche Ilex inizia a studiare possibili soluzioni in vista del passaggio all'elettrico per l'approvazione della norma europea che dal 2035 vieta la vendita di auto a benzina e diesel. L'abitacolo tendenzialmente diventerà sempre più silenzioso, quindi stiamo lavorando molto al fine di ridurre al minimo eventuali problematiche legate alla rumorosità della zona. La cronaca: nella notte tra sabato e domenica è stato messo a segno un furto con scasso ai danni della struttura del Serte presso l'ospedale di Lavagna. Ignoti si sarebbero introdotti nella palazzina spaccando il vetro di una finestra che si affaccia sul giardino e avrebbero sottratto una consistente quantità di metadone pari a circa 21 litri. Della refurtiva farebbe parte anche un tablet ed un telefono. Gli inquirenti stanno verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono inoltre in corso verifiche sul funzionamento dell'allarme installato 5 anni fa. I pazienti che avrebbero dovuto ricevere la terapia quest'oggi sono stati indirizzati al secondo piano della stessa struttura e in alcuni casi addirittura nella sede di Rapallo. Il servizio riprenderà a Lavagna come di consueto già da domani. È stato prorogato sino alle 13 di domani l'allerta gialla per neve sulle zone dei versanti padani di Ponente della Liguria, mentre a Levante l'allerta si è conclusa alle 13 di quest'oggi. Resta in vigore anche domani l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale, limitatamente alle zone di centro ponente. Nelle scorse ore nevicate hanno interessato tutte le zone interne della regione. Il manto più spesso si è accumulato sul ponente con 48 cm sul monte Sette Pani, a Levante 8 cm a Varese Ligure e 3 cm ad Amborzasco e Santo Stefano d'Aveto. E nel fine settimana il Levante e tutta la Liguria sono stati interessati da un passaggio perturbato che ha portato un drastico abbassamento delle temperature, ce ne siamo accorti tutti, e anche la neve che è caduta a quote relativamente basse. Nelle prossime ore è prevista una pausa, ma già mercoledì potrebbe esserci un bis. Vediamo. I fiocchi di neve in serata sono caduti anche a bassa quota, portati dalla tramontana come a Cavi di Lavagna, ma è stato l'entroterra del Levante a regalare scenari imbiancati anche a quote collinari dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato la Liguria nel fine settimana. Precipitazioni non abbondanti, che sopra i 300-400 metri però erano neve, temperature in forte discesa, ma soprattutto il vento a tratti forte, hanno caratterizzato il fine settimana e questi ultimi giorni di inverno meteorologico. L'immagine della webcam del Monte Bue con il fenomeno della Calabrosa e le onde di neve al Prato della Cipolla in Val d'Aveto mostrano gli effetti della tramontana che ha soffiato costantemente facendo registrare raffiche fino a 90 km orari. Diversi gli alberi caduti a causa del vento forte che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Anche in paese, a Santo Stefano d'Aveto, la neve è stata sospinta dal vento con accumuli medi di circa 15 cm. Le strade sono percorribili e anche nelle vie del paese sono in azione le pale meccaniche e i mezzi per liberare i marciapiedi. Più sulla costa i fiocchi sono caduti fino all'imbocco delle vallate per fermarsi via via al salire in quota. Scenari imbiancati in Val Graveglia e sul passo del Bracco a Sesto Levante e Moneglia. Nel corso delle prossime ore, secondo i previsori del centro Meteolimet, si avranno parziali aperture e occhiate di sole nel pomeriggio sul versante marittimo del centro Levante e una notte fredda ma più serena. Residue nevicate tra la Val Bormida e le Alpi Liguri. Le temperature massime saranno anche loro in calo, con valori compresi tra più 5 e 13 gradi lungo la costa, mentre tra meno 1 e più 7 nell'entroterra. Ventilazione in attenuazione soltanto a Levante dal pomeriggio. Una breve pausa, tuttavia, dopo una giornata di bel tempo. Attesa per domani, mercoledì è previsto un altro passaggio perturbato con probabili nevicate, questa volta a quote più elevate. Una ritornante umida collegata al centro di bassa pressione tra Sardegna e il Tirreno favorirà il ritorno delle precipitazioni su gran parte della regione.
E il forte vento che ha sferzato per l'intera giornata di oggi la Liguria ha danneggiato una struttura in Val Fontanabuona. Parliamo dell'hangar del campo da volo Valerio Gloria Lanza di Calvari, nel comune di San Colombano Certendoli, che è stato completamente scoperchiato. Vedete le immagini. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, che sono intervenuti per mettere in sicurezza il fabbricato e provvedere al ripristino con i teli. Sembra essere stato il forte vento ad alimentare l'incendio di un tetto di una casetta indipendente in via Pizzorni tra Langasco e Pietra Lavezzara, nell'entroterra di Genova. Nel primo pomeriggio è stato richiesto l'intervento del vigile del fuoco di Genova Bolzaneto per spegnere le fiamme divampate sulla copertura al secondo piano della villetta, attualmente inagibile. Sul posto sono intervenute due squadre col supporto di un'autobotte e del carro per la riserva d'aria respirabile. Disagi per 8 classi dell'Istituto Tecnico Professionale di Chiavari nella succursale di via Castagnola. A causa di una rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento verificatasi molto probabilmente nel fine settimana, si sono allagati i corridoi del primo e del secondo piano e sono caduti alcuni pannelli del controsoffitto. Non sono state interessate le aule, mentre sono agibili gli altri due piani della struttura, il terzo e il quarto. La situazione è emersa all'apertura del plesso proprio questa mattina. La dirigente scolastica ha immediatamente avvisato la città metropolitana di Genova, che sta intervenendo con i suoi tecnici per individuare la causa del guasto e riparare quindi la perdita. Impossibile per gli studenti utilizzare le aule, per cui è stata decisa la didattica a distanza, che proseguirà anche nella giornata di domani. In attesa del parere del responsabile della sicurezza, le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza con tutte le classi da mercoledì prossimo, 1 di marzo. Epilessia e scuola, questo il tema dell'incontro di formazione che si è svolto questa mattina a Chiavari. Destinatari gli alunni dell'indirizzo Scienze Sociali del liceo Marconi del Pino. Quando questa malattia si manifesta è importante sapere come comportarsi. Vediamo. In Liguria in media ne è colpita una persona su 100. L'epilessia è una malattia che resta nascosta e si manifesta improvvisamente lasciando molto spesso disorientate le persone con le quali ci si trova in quel momento. Importante sapere come comportarsi quando uno è colpito da un attacco epilettico per non rischiare con le proprie azioni di peggiorare la situazione in quel momento per il malato e per se stessi. In questa direzione si inserisce l'attività di formazione che viene fatta anche nelle scuole. Molte persone non conoscono la malattia e quando non la conoscono si spaventano. Invece basta un minimo di informazione ai ragazzi, ma anche ai cittadini adulti. Se per caso capita una crisi convulsiva, una persona non si spaventa. Ad essere informate sulla manifestazione dell'epilessia e come comportarsi, questa mattina sono state alcune classi dell'indirizzo Scienze Umane del liceo Marconi del Pino di Chiavari. Molto spesso l'età d'esordio coincide con l'ingresso nell'ambito scolastico, vuoi nelle scuole nido, le scuole di infanzia, e soprattutto poi diventa importante che i ragazzi ne sappiano, perché è molto diffusa anche durante il periodo poi delle elementari, delle medie e del liceo. Questa mattina si danno loro strumenti per agire nel modo corretto. Esatto, questa mattina si danno degli strumenti che sono intanto volti a portare la conoscenza di questa patologia nei suoi aspetti, perché l'epilessia non è una malattia unica, non è un'entità unica, ma in realtà bisognerebbe parlare di epilessie, ed è importante anche sapere come agire in caso loro debbano avere una crisi in classe o in una gita scolastica o in un momento anche di presenza con i loro compagni. Che cosa bisogna fare? Allora, lo vedremo insieme ai ragazzi, ovviamente occorre fare un distinguo, dipende se la crisi è una crisi che comporta una perdita di coscienza ed è una crisi di quelle, come dire, che sono le più famose e più conosciute dall'utenza in generale, che sono le crisi tonico-cloniche convulsive. Faremo vedere un video, no, in cui si dice esattamente cosa fare, cioè guardare quanto dura la crisi, cercare di mettere il paziente in posizione di sicurezza, non interferire, non mettere assolutamente le mani in bocca, come spesso è un comportamento che si tende a fare perché è controproducente sia per chi lo fa sia per chi lo subisce, e ovviamente poi allertare i soccorsi. Torna a Santa Margherita Ligure la rassegna Il bello delle donne liguri.
Manifestazione ideata e organizzata dai servizi bibliotecari del Comune con l'obiettivo di promuovere la creatività femminile in tutte le sue forme. Dal 4 all'8 di marzo a Villa Durazzo e a Villa San Giacomo verranno esposti manufatti artigianali locali, tradizionali pizzi al tombolo e promossi incontri culturali a tema, previsti ogni giorno tra le 10 e le 18. L'iniziativa è giunta all'ottava edizione, si aprirà sabato 4 marzo alle 10.30 con l'inaugurazione della mostra fotografica Tracce di Mare, a cura di Anna Maria Guglielmino. Nel pomeriggio alle ore 16 l'incontro con l'autrice Floriana Lunaldelli, che presenterà il suo libro A porte chiuse, violenza domestica e dipendenza affettiva, volti del male contemporaneo. Sono state elette oggi dalle Assemblee Generali di CGIL Genova e Liguria le segreterie confederali dell'area metropolitana e regionale. Per la segreteria genovese sono stati eletti Aurelia Buzzo e Antonio Grifi, mentre per quella ligure Fabio Marante e Maria Pia Scandolo. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 28 febbraio. Dalle 9 alle 13 allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a Sestri Levante nella piazzetta di Via Salvi in zona Tannino. Prodotti agricoli a chilometro zero e trasformati. Apertura dalle 9 alle 14 per il museo archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Costa Guta a Chiavari, in esposizione reperti e testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese. Alle 11.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Doria Tursi a Genova si terrà il convegno dal titolo Genova, nuovo porto digitale per il traffico internet globale. Per la rassegna Futura Incontri al centro di via 20 settembre 33 a Sestri Levante dalle 15 alle 16.30 Getto Virengo parlerà su Sestri Levante, Borgo Marino, dal mito di Sant'Erasmo alla pesca del corallo. Il progetto di sistemazione del terminal del trasporto pubblico locale di Recco e la sua connessione con la stazione ferroviaria verrà presentato in un incontro pubblico nella sala del Consiglio Comunale di Recco a partire dalle 17. Passioni, un Vangelo che parla a tutti, è la Lexio dipinta di Don Andrea Camoirano esposta nei locali della Curia Diocesana in piazza Vescovado 3 a Savona. Sarà visitabile dalle 17 alle 20. Alle 17.30 nella chiesa dei Santi Cosme e Damiano a Genova verrà presentato il libro Aiutami a ricordare, la demenza non cancella la vita. Sarà presente l'autore Marco Trabucchi. Rotte, naufragi e salvataggi nel Mediterraneo centrale è il titolo dell'incontro che sarà ospitato dalle 17.30 alle 19.30 nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Interverranno Gaddo Flego, medico Rescue Ship, e Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans. Tre teologhe leggono San Paolo, l'iniziativa delle parrocchie del Vicariato della Fontana Buona e della Scuola di Formazione Teologica Mater Ecclesiae. Alle 21 nella canonica della parrocchia di Cicagna interverrà Emanuela Buccioni. Al Cinema Sivori, in Salita Santa Caterina a Genova alle 21, verrà proiettato per la prima volta il film Un filo più breve, alla presenza del regista Marco Cucurnia. Ora passiamo allo sport, il calcio, solida, convincente, la prova della Virtus Entella al Conero contro l'Ancona. Un primo tempo equilibrato che viene sbloccato dalla rete di Tomaselli. Nella seconda frazione di giochi, i biancocelesti chiudono i giochi con Zamparo e Mercai. Tre punti che valgono il secondo posto in classifica solitario per quanto riguarda l'Entella nella Serie C nazionale. Il servizio lo vediamo insieme. Una Virtus Entella solida e concreta torna da Ancona con tre punti pesanti conquistati al termine di una gara controllata nel primo tempo, quando al sedicesimo arriva il gol di Tomaselli, e dominata nella ripresa con il risultato messo al sicuro dopo 10 minuti con le reti di Zamparo e Mercai su rigore. Non era una sfida facile da portare a casa, ma la squadra messa in campo da Mister Volpe riesce a contenere i padroni di casa nel migliore dei modi e grazie ai pareggi di Cesena e Reggiana trova la seconda posizione in classifica, accorciandola distanza dalla capolista. Ad inizio gara si fa vedere subito l'Ancona con una serie di attacchi che vengono respinti dalla retroguardia biancoceleste. Al sedicesimo però sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio. Dagli sviluppi di una rimessa laterale, Barlocco allarga per Tomaselli sulla destra, che rientra sul sinistro e quasi dal dischetto mette un piatto sul palo lontano 1-0.
L'Ancona non ci sta e prova a rimettere in pari la gara. Diverse le occasioni fino allo scadere del primo tempo, ma il palo al minuto 26 e diverse parate di De Lucia evitano il gol dei padroni di casa. Avvio scoppiettante anche nella seconda frazione. Prima Petrella chiama De Lucia alla risposta, poi Zamparo sull'altro fronte impegna Perrucchini. Al minuto 50 palla in profondità per Mercai, che a tu per tu con Perrucchini mette alto. Succede di tutto nell'area dei padroni di casa, ancora Mercai in profondità, azione fotocopia, l'estremo difensore dell'Ancona salva i suoi. Sulla palla messa fuori va a calciare Barlocco, non trattiene l'estremo difensore, Zamparo da un metro non sbaglia e mette dentro il 2-0. È il minuto 52, passano appena 3 minuti e la Virtus Entella mette in cassaforte il risultato. Barlocco viene atterrato in aria, l'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore per i biancocelesti. Dagli 11 metri Mercai non sbaglia e mette a segno il 3-0 e la sua 12ª rete stagionale. Nei minuti che separano dal fischio finale, l'Ancona non riesce a sfondare la retroguardia biancoceleste e la Virtus Entella si limita a controllare la gara e in due occasioni va vicina al quarto gol. Soddisfatto a fine gara mister Gennaro Volpe, che fa i complimenti a tutta la squadra. Sapevamo che avremmo trovato una formazione forte che ha messo in difficoltà tante squadre e che ha vinto con la capolista solo qualche settimana fa. Siamo stati bravi a reggere l'urto e la loro partenza a mille. Prese le misure, abbiamo sfruttato le occasioni create. È una vittoria da gruppo maturo, conclude Volpe, siamo stati concreti e abbiamo saputo soffrire su un campo difficile. Però parliamo di Serie D, il girone A, la 23ª vittoria del Sesti Levante, che a lungo ancora in classifica avvicina sempre più il sogno della promozione. Al Sivori Rossoblu battono 3-0 il Pondonà, dominando il match. Il servizio del Sesti Levante. Nuovo importante passo dei rossoblu verso la Serie C, il Sestri Levante rifila 3 reti al Pondonà e, complice la sospensione della gara tra San Remese e Chisola, aumenta il vantaggio in classifica di 13 punti a 9 partite dalla fine del campionato. I ragazzi sono sempre sul pezzo, cioè c'è tanto entusiasmo durante la settimana, lavorano ormai sull'entusiasmo, si divertono e anche in partita si divertono, quindi diciamo che è abbastanza semplice non avere cali perché entrano in campo proprio per divertirsi. La cronaca del match, partono forte i padroni di casa, Cominetti va a segno al 13esimo e si ripete al 16esimo su un'imprecisione del portiere. Uno è arrivato da un'azione corale terminata con un tiro diagonale da parte sull'assist di Podda e l'altra su un tap-in alla Pippo Inzaghi. Nella ripresa i valdostani entrano in campo con un piglio diverso e provano ad impensierire la difesa del Sesti Levante. Nei primi minuti trovano per due volte la porta di Anacora, ma senza fortuna. I rossoblu trovano la terza rete con un colpo di testa di Marquez, sempre su assist di Podda. Sapevamo di incontrare una squadra organizzata, una delle squadre che ha fatto più punti fuori casa, quindi non è mai semplice. Poi penso che potesse finire anche con un risultato un po' più rotondo. Il tempo di festeggiare, poi l'attenzione è già sulla prossima trasferta contro il Casale, penultimo in classifica, un'altra gara non semplice. Per precauzione ieri mister Barilari ha fatto uscire Cominetti, che accusava di piccoli dolori. C'è stato un grosso saluto del pubblico. Sì, sono molto felice, sono molto legato ai ragazzi, è la mia miglior stagione finora e lo devo tutto alla squadra, alla società e ai tifosi. Parliamo ora di eccellenza. La Lavagnese ha pareggiato 0-0 in casa del Forze Coraggio. Il Rapallo ha perso 2-0 sul campo dell'Imperia. 0-0 anche per il Riva Samba, impegnato in trasferta contro l'Albenga. La Lavagnese tiene al secondo posto a 46 punti, dietro l'Albenga che di punti ne ha 54. Parliamo di pallanuoto. La Proreco conquista la 17ª Coppa Italia, la 10ª consecutiva, battendo l'Ortigia per 12-8 nella finalissima disputatasi sulla piscina a Genova. Una partita speciale che ha visto i biancocelesti contrapposti a Stefano Tempesti, il giocatore più vincente nella storia del club con 39 titoli in 16 anni. Una sfida intensa davanti a oltre 1000 spettatori e combattutissima, con i siciliani capaci di chiudere il terzo tempo in svantaggio di un solo gol. Alla piscina di Albaro si è contraddistinto Aicardi, 36enne della Proreco, autore di 4 gol. Per i biancocelesti il secondo titolo di stagione dopo la Supercoppa europea vinta nel mese di novembre. E passiamo al nuoto. Nel fine settimana di gara alla piscina della Sciorba di Genova, il tema Superba Nuoto si è laureato campione regionale negli assoluti in vasca corta e ha conquistato 3 nuovi record.
Segnatamente nella staffetta maschile per la 4x200 stile libero, nella 4x100 stile libero e nella 4x100 mista. Sabato prossimo nuovo appuntamento a squadre con le staffette di categoria e domenica Superba Nuoto si ritroverà nella piscina comunale di Lavagna per il secondo contest stagionale. Bene, con questa notizia di nuoto termina il giornale, anche questa sera il prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani alle ore 12:45 con il telegiornale di Telepace. Vi ricordo questa sera in diretta alle 21 dal teatro di Casa Caritas a Chiavari, l'appuntamento con lo sport, Telepace Sport, come sempre la trasmissione in diretta curata dal nostro Roberto Costa. Tutto questo alle 21 in diretta. Grazie per la vostra cortese attenzione, buona serata a tutti, arrivederci.